Gosen strascinatore. Stasera Italia-Galles, Juventus attacco a Locatelli. Ieri è stata una lunga giornata di viaggio per noi. Siamo tornati da Londra a Berlino, ma le Daily News per Euro 2020 in collaborazione con Volkswagen non vi lasciano soli. Anzi, iscrivetevi subito al canale YouTube One Football Italia, perché nei prossimi giorni avremo pronti dei video speciali che abbiamo girato per voi a Londra. Che giornata di sorpresa è stata ieri a Euro 2020. La Spagna continua a faticare e a non trovare la vittoria anche contro la Polonia. Una situazione che ora favorisce gli svedesi per il passaggio di turno e complica non poco le cose alla squadra di Luis Enrique. E che dire dell'Ungheria, sulla carta squadra cuscinetto del difficilissimo girone F, che invece è stata in grado di fermare sul pareggio una strafavorita come la Francia di fronte a una Puskás Arena gremita. Un risultato storico per i ragazzi di Marco Rossi e soprattutto un risultato che spariglia le carte in quello che è il girone di ferro di questo europeo, visto che immediatamente dopo la Germania ha travolto il Portogallo di Cristiano Ronaldo per 4-2. Grande protagonista è stato l'atalantino Robin Gosens, che ha da subito acceso la partita con un gol in acrobazia però annullato dall'arbitro. Poco male, l'inarrestabile Gosens ha servito due assist a Kai Havertz, anche se il primo gol è stato contato come autorete. Ha partecipato alla costruzione del secondo gol tedesco e poi, di testa, ha messo a segno anche la quarta rete della Mannschaft. Una prestazione giustamente premiata con lo Star of the Match, riconoscimento che dall'inizio del torneo è andato soprattutto a giocatori di Serie A, in 9 occasioni su 24 partite disputate, e che per la seconda volta è andato a un giocatore dell'Atalanta, dopo Miranchuk. Ed è una prestazione che inevitabilmente accende i riflettori del calciomercato sul tedesco, obiettivo di mercato della Juventus già da tempo. Si fregherà le mani l'Atalanta, che l'ha comprato a 2 milioni nel 2017 e che ora potrebbe rivenderlo a più di 20 volte tanto. I bianconeri sono bloccati dalla necessità di cedere Alexandro, ma è forte l'interesse per lui anche dall'estero. Ci aveva provato il Leicester, il cui mercato però verrà ridimensionato dalla mancata qualificazione in Champions. Ma ora Gosens potrebbe essere materiale da grande big europea. Stasera scende di nuovo in campo il girone A, con le partite entrambe alle 6 per garantire la contemporaneità nell'ultimo scontro della fase a gironi. Non che all'Italia serva troppo conoscere il risultato di Turchia-Svizzera, visto che il primo o secondo posto dipende unicamente dal risultato contro il Galles di Bale e Ramsey, e che all'Italia basterà un pareggio per ottenere la testa del girone. Mancini ha confermato un ampio turnover per permettere anche ai giocatori che non erano ancora scesi in campo di acclimatarsi con l'europeo. Ci si aspetta dunque una difesa centrale Acerbi, Bastoni con Toloi sulla fascia destra ed Emerson Palmieri a sinistra. Cristante e Verratti mezzali per dare respiro a Locatelli e Barella e un tridente inedito con Pessina e Bernardeschi sulle ali e il Gallo Belotti centravanti. Per gli azzurri di Mancini, oltre al primato nel girone A, c'è nel mirino anche un record che dura ormai da 80 anni. Con una vittoria o un pareggio, i ragazzi di Mancini otterrebbero il 30° risultato utile consecutivo, eguagliando la storica striscia di risultati positivi dell'Italia di Vittorio Pozzo. La Juventus ha provato a inserirsi, ma alla fine l'ha spuntata il Barcellona. Memphis Depay è ufficialmente un giocatore blaugrana. Il trentenne, in scadenza di contratto con il Lione, ha firmato un contratto con il Barça fino al 2023 e si unisce a Derek García e Sergio Agüero tra i nuovi arrivi della società catalana. Per i bianconeri il primo obiettivo di mercato rimane però Manuel Locatelli, giocatore diventato sempre più prezioso alla luce della sua ottima prestazione contro la Svizzera. E visto che il suo nome sta sollevando interesse anche al di fuori della Serie A, la Juventus sta preparando un'offerta da presentare al Sassuolo in tempi brevi. 30 milioni cash più una contropartita tecnica, con la possibilità che al Sassuolo venga lasciato ampio margine di manovra per individuare il giocatore da inserire nello scambio. Potrebbe non bastare, il Sassuolo sa che la valutazione del suo centrocampista è ormai schizzata alle stelle e potrebbe pretendere almeno 60 milioni per lasciarlo andare. Siete alla ricerca di contenuti legati a Euro 2020? Non scordatevi di fare un giro sulla app di OneFootball e sul Volkswagen One Hub. Link in descrizione se ci state seguendo da YouTube. Da Berlino per oggi è tutto, ci vediamo domani.